C'è un peccato originale in questo accordo che l'Unione Europea sta negoziando e che va sotto il nome di ACTA, che è un accordo multilaterale per lottare contro la contraffazione. Il peccato originale è la segretezza con la quale i negoziati sono stati condotti fino adesso. È quasi un anno e mezzo che questi negoziati vanno avanti, i termini della proposta per il momento non sono del tutto noti, soprattutto per quanto riguarda la parte europea. Viceversa, gli Stati Uniti hanno impegnato le proprie industrie, o almeno alcuni settori industriali, a un patto di riservatezza, ma in cambio hanno aperto i dossier e hanno comunicato quelle che sono le proposte sul tavolo. In questa segretezza che contraddistingue questo negoziato, purtroppo si nascondono alcuni dossier estremamente preoccupanti, perché in nome della contraffazione adesso si può, o meglio della lotta contro la contraffazione, si tenta di giustificare tutta una serie di politiche che vanno purtroppo a colpire la stessa identità democratica dell'Unione Europea. Ad esempio, costringendo gli internet service provider ha responsabilità civili e perfino penali per quanto riguarda il contenuto di blog e il contenuto di siti, a limitare la libertà di espressione dunque per internet e anche a, con tutta la trasmissione di alcuni dati, a limitare fortemente la privacy. Non solo, vi sono medicine che sono prodotte in paesi in via di sviluppo, che sono medicine sicure, legali e a prezzo molto più abbordabili, che possono essere tacciate di medicine contraffatte rispetto a quelle prodotte da grandi gruppi farmaceutici europei, che potrebbero cadere sotto le grinfie di questo grande accordo per la contraffazione. Per fortuna il Parlamento europeo avrà l'ultima parola in proposito e sicuramente sapremo farci valere affinché la contraffazione sia condotta, la lotta alla contraffazione sia condotta con metodi trasparenti e democratici.